bella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù. Allora, buonasera a tutti ancora. Spero che la voce mi tenga. Oggi è rimasto un po' bloccato ma adesso, visto che è ripartito il nostro sito, quindi io adesso mi sono letto il 199 come capitolo, che però, vedete, le scoperte si fanno tutti i giorni. La prima cosa, un bel termine che ho usato nell'ultima trasmissione per Radio Maria, che credo che sia bello in sé, non perché ci viene suggerito in realtà da Gesù, di Maria Valtorta, ma bello in sé. Che cos'è l'Evangelo? Che cos'è la rivelazione privata, secondo me, di Maria Valtorta? È una illustrazione del Vangelo. Il termine illustrazione in italiano è qualcosa di splendido, perché io ho usato due termini che avevo preso dal catechismo, cioè un'esplicitazione e un commento miracoloso, eccetera, ma due termini che dicevano dei commenti così, no, è illustrazione. Cioè, nel senso che non è semplicemente un discorso esegetico, non è un discorso di scritto, non sono pensieri più o meno che vengono dopo la lettura del Vangelo canonico, ma è proprio come un dipingere il Vangelo. Solo che non è un dipingere il Vangelo così banale come potrebbe fare un pittore, ma un dipingere tutto particolare, in cui tanti particolari vengono aggiunti, messi, eccetera, eccetera. Questo per rendere più credibile la figura di Gesù. Quindi, vedete, ci sono delle scelte che tocca fare nella vita. Una di queste è appunto riguarda la nostra fede, cioè non solo la fede, ma quale, come vivere la fede in Cristo. Il centro è sempre Lui, Cristo, ma se tu non conosci Cristo non vai da nessuna parte. Noi dobbiamo costruirci, ma proprio è una necessità assoluta, una figura di Cristo per noi. Noi non aderiamo a chi dice io voglio andare in paradiso, poi insomma dimmi tu come ci si arriva. No, io voglio stare con Gesù Cristo, dove è Lui è il paradiso, diverso. Questo è lo so, è sottilissima la cosa, ma dobbiamo dirla. Una delle accuse che sono state scritte, tanto poi la troverete sul nostro sito, dice Maria Valtorta, un ignorante qualunque cosa può dire? È una delle tante, non dico visioni, ma insomma tutte quelle cose, fotocopie, che più o meno da tante situazioni sbagliate ci vengono date. Sì, piccolo particolare, innanzitutto non è una fotocopia. Prima cosa. Seconda, scusa, mi viene da ridere, perché io sono parroco come Don Aurelio, io sono da 39 anni, ho 39 Natali, 39 Pasque, 39 Immacolate, 39 Sant'Antonio, 39 Sant'Anna. Secondo voi non ho fatto qualche fotocopia? Anche se non vuoi, è ovvio. Un parroco sa di questo, chi non è parroco se lo dimentica. Chi è parroco e tutte le domeniche deve dire, magari come me, tre messe, quattro messe, ma la gente che vedi da 40 anni più o meno, e non puoi non fotocopiare. Il Padre Eterno non può fare lo stesso, visto che non ha tre parrocchie, ma ne ha un po' di più, così tanto per dire. Quindi, obiezione sciocca. Ma quando questa dice no, ma noi, come siamo stati criticati così, noi oramai siamo
dopo il Vaticano II il centro è Cristo, la cristologia, quindi lasciamo perdere queste forme malsane di mariologia, eccetera, eccetera. Scusa, di chi stai parlando? Di Maria Valtorta? Maria Valtorta è il centro, la cattedrale che ha costruito Maria Valtorta è Gesù Cristo. È tutto lì, eh? Poi ci sono, ho capito, in una cattedrale, pensate quella di Milano, cattedrale fiorita, sì, cattedrale gotica fiorita, poi ci sono un miliardo di statue, un miliardo di guglie in cui ci poi i rondoni ci fanno dei giri che, e i piccioni dei giri fantastici, sì, ho capito, ma il tutto è per Gesù Cristo. Che ci sia una statua o meno, chi se ne frega. Che manchi Gesù è impossibile, se no salta tutto. Dobbiamo ricordarci questo quando ci avviciniamo all'Evangelo, che sempre più passa il tempo e meno mi piace come titolo. Ma questo qui è una mia opinione, che siccome è redazionale, sapete, me la posso anche dirlo. Meno mi piace, perché? Secondo me non funziona. Detto questo, dobbiamo situare anche un'altra cosa, perché adesso siamo diventati ricchi. Liberato De Caro, che è un diacono e insieme al professore del CNR, si vede molto bene la sua struttura di scienziato quando scrive, la si vede, direi, una riga sì, una riga no, proprio il modo in cui si atteggia. Ci ha regalato nel suo terzo volume la cronologia della vita di Gesù Cristo. Ed è molto importante, perché adesso noi abbiamo la possibilità, stante i cieli descritti da Maria Valtorta, di avere la cronologia precisa della vita di nostro Signore. Giorno, ora, mese. A questo punto possiamo, è ricostruita sulla base di un miracolo. E certo, sulla base di un miracolo. E beh, perché la vita umana non è un miracolo? Perché l'esistenza dell'universo non è un miracolo? Scusate, ma l'universo che ci sta a fare? Perché ci deve essere l'universo? E perché ci devo essere io? Perché qualcuno compie costantemente un miracolo. Noi diamo per scontato tutto, ma pensateci un attimo. Oh, ma perché ci sono io? E ognuno di voi può farsi questo. Sono così importante in questo mondo? Il mondo non sta in piedi senza di me? No, sta anche senza di me, non gli importa nulla. C'era prima, c'è adesso e ci sarà dopo, non c'è problema. Ma l'universo stesso, va bene, dice, ma sai, non è l'universo, è un multiuniverso. Va bene, il multiuniverso stesso, mi dite per quale motivo c'è? Di per sé non c'è una ragione. Se non ci fosse l'uomo che ha coscienza dell'universo, che ha coscienza di essere cosciente che l'universo c'è, senza di noi l'universo sarebbe privo di senso. È una continua seguire dei binari, ma niente di più. Ma qual è il senso? Glielo diamo noi, o meglio, ci è stato rivelato da Dio. Può sembrare perfino esagerato, può darsi, però resta vero. Allora, il centro è Cristo. E tutto quello che noi dobbiamo avere nella nostra vita è una conoscenza sempre più profonda di nostro Signore Gesù Cristo. Attenti però, ho detto conoscenza, bisognerebbe aggiungere in italiano una conoscenza saporita. Perché? Perché il termine conoscenza potrebbe anche voler dire semplicemente una sequenza di dati intellettuali. Io conosco le regole della matematica, sono lì, conosco una certa, qualunque altro libro, va bene, l'ho letto, è lì, ma non mi tocca nella vita. Gesù non deve essere una conoscenza del genere. Il dramma di tutti i catechismi, e lo sappiamo tutti, è come trasmettere non il credo, ma far gustare la fede nel credo e quindi in Gesù Cristo a dei bambini, e molte volte senza l'ausilio dei genitori, e molte volte anche contro l'ausilio dei genitori.
E lì è come altro che arrampicarsi sui vetri, altro che fare un'arrampicata in artificiale, è quasi un'impresa impossibile, se manca l'aiuto dei genitori. Bene, quindi una conoscenza che deve essere saporita, gustata. Il gelato, che bello d'estate, che bello un ghiacciolo, anche semplicemente un ghiacciolo, ti distende un po', ti fa passare il sudore, dice per poco, e vabbè, chi si accontenta gode, e si va avanti così. Ecco, però serve, è una conoscenza del genere, senza una conoscenza del genere non si è veri cristiani. Guardate che non sto scherzando. Senza una conoscenza gustata di Cristo non si è mica veri cristiani. Magari si è dei bei ideologi, siamo gente che così ha una fede molto devozionista, devozionale, va bene, ma manca se non hai gustato Cristo e il valore di Cristo. E guardate bene, anche quando c'è il gustare Cristo, la possibilità di diventare Giuda Iscariota è aperta, è per tutti, nessuno escluso. E qui laici, uomini, donne, sacerdoti, diaconi, vescovi, papi, tutti, perché tanto siamo uomini, e tutti possiamo impazzire un giorno. E il motivo dell'impazzimento può essere uno qualunque. Tanto è grande, tante sono grandi le possibilità in mano all'uomo, tante le possibilità di impazzire. Quindi siamo sempre in direzione di una conoscenza sempre più intima. Maria Valtorta, qual è la funzione? Illustrare la vita di Cristo, per conoscere Cristo, per gustare Cristo, per vivere con Cristo. Qual è la grande difficoltà? La grande difficoltà è una parola, è la nostra superbia. Perché? Perché che cos'è la pigrizia? Variante della superbia. Che cos'è la presunzione? Variante della superbia. Che cos'è l'indolenza? Variante della superbia. Tutte queste cose qui impediscono una vera conoscenza. Io so già tutto, io so tutto, io ho capito tutto, secondo me quindi. Ecco, questo atteggiamento va tolto, perché altrimenti sei tu che insegni a Dio e non è il buon Dio che insegna a te. E questo qui è molto grave. Così quando mi dicono non è possibile che la Madonna appaia così spesso a Međugorje, liberi di crederci o non crederci, è che quell'argomento non ha senso. Perché? A parte Notre Dame de l'Eau, 54 anni quotidianamente la Madonna appariva. Allora, 54 anni, a parte questo precedente, e poi in massese, io lo pronuncio male, ma comunque è bella perché si intende, ma chi te sei per dire a Dio cosa deve e non deve fare? Chi te sei? Chiunque sei tu? Ma chi sei tu? Oh, ma che, vai a dire a Dio come deve comportarsi? Eppure qualcuno lo scrive, non è possibile che, non è possibile che un uomo voli, San Giuseppe da Copertino, San Filippo Neri, e non è possibile che uno risorga. Vai Lazzaro, e poi ce ne sono casi a sfare di persone risorte nella storia della Chiesa, e si potrebbe continuare a lungo. Quindi noi non siamo dei costruttori della fede, noi siamo dei contemplativi che poi in azione diffondono quella fede che hanno contemplato e che hanno creduto. Non la costruiamo noi la fede, neanche Maria Valtorta. Siamo solo dei contemplativi, tutti, perché se non contempliamo non possiamo andare ad annunciare il Vangelo. Niente. Perché? Perché la tua parola è ciò che viene fuori dal cuore. Se il cuore non ha contemplato, non ha visto, non puoi annunciare niente. Se non te stesso, oime. Avete mai provato il medesimo brano musicale, il medesimo pezzo musicale, una canzone, un pezzo d'opera, sentirlo, il medesimo, identico, fatto?
fatto da tre o quattro interpreti diversi? Ma la differenza a volte, scusa, ma cosa stai dicendo? Ma senti questo qui, ma quando qualche giorno fa sentivo una canzone vecchia, sì, vecchia per chi è giovane, per me no, ero giovane io, e sì, interpretata da chi ho sentito io, è una roba che ti strappava il cuore, cantata dal tizio che canta adesso, sì, ma scusa, ma abbi pazienza, eh. Così provate anche, che so, un pezzo drammatico, no? Che ce ne sono tante dal punto di vista operistico, prendete interpreti diversi, vedrete l'interpretazione e come una dall'altra ci sono delle variazioni che sembrano piccole ma sono immense, immense letteralmente. C'è chi capisce, chi non capisce, chi ci arriva, chi non ci può arrivare, chi distorce. Certo, poi quelli che lo sanno di più dice, ma perché tizio che sta suonando Bach non mi piace? Perché ha un'intonazione, ho capito, ma prima devi sapere Bach e poi vai avanti. Non date per banale queste cose, sono importanti, anche la conoscenza di Gesù, noi la dobbiamo contemplare, se no costruisci un Gesù che piace a te, che ti interessa a te, che gira come piace a te, ma non è quello vero. Maria Valtorta ci aiuti in questo. La cronologia, allora, è alla fine del terzo volume di Liberato De Caro, I cieli raccontano. A parte il fatto che poi anche Liberato De Caro ha fatto un'opera incredibile, anche se si vede che non è un teologo, ma questo non vuol dire niente. Grazie a Dio, da un certo punto di vista. Bene, il capitolo 199... è un capitolo diviso in due nettamente. Dai lebbrosi di Siloam e di Beninnon, Pietro tiene Marziam per mezzo di Maria. È un testo molto lungo, va datato. In realtà qui abbiamo subito la prima scoperta, perché siamo probabilmente all'inizio di aprile, perché è la seconda Pasqua di Gesù, e siamo a Getsemani, ma entrano poi, entreranno in Gerusalemme, siamo intorno al 4 di aprile del 32, il mese di Nisan ovviamente, e qui siamo varie ore della giornata, alla mattina, comincia con la mattina, quindi sappiamo quando è, ma attenti, aprile in Palestina, non da noi, quindi, ed è questo che avviene. Allora, ed è un momento importante, perché fra poco Gesù insegnerà il Padre Nostro ed è la preghiera che cambia il mondo. E qui ripetiamolo, ormai per me è diventata appunto una fotocopia, continuo a ripeterlo. Guardate che i 10 comandamenti non ci sono più. Non ci sono più. In che senso? Che sono dentro le 8 beatitudini. Ma di per sé non ci sono più. No, dice, ma usiamole come nel catechismo, così la gente capisce. Sì, però poi ricordiamoci che noi siamo chiamati alle 8 beatitudini. Non uccidere, non uccidere, beati miti. No, dico, pensate alla differenza. Gesù è venuto a perfezionare la legge. Non ci dimentichiamo questo particolare. I 10 comandamenti non ci sono più, perché? Troppo grossolani. Avete capito bene, eh? In italiano funziona bene. Troppo grossolani, non bastano. Gesù vuole molto di più. Beati i miti, beati pure di cuore, eccetera. Le 8 beatitudini. Bene, siamo in questa mattinata splendida di questo... dunque qui Liberato De Caro salta dal 191 al 203. Per cui siamo qui in mezzo, non riesce a datarli con precisione. Comunque siamo intorno tra il 4 e l'8 di Nisan, quindi il 4 e l'8 di aprile di quell'anno, del 32. Tra l'altro, interessante anche questo, c'è la variante Jean-François Laver e Jean Olignet, ma secondo me, la mia opinione, è che De Caro dimostra di aver ragione lui e non l'aver, problema di contrasto, perché
ce li ha fatti vedere. Dovremmo ammettere degli errori impossibili in Maria Valtorta, perché i pianeti che sono qui, secondo De Caro, secondo l'Aver, sono di là e non è possibile. Quindi è l'Aver, con tutto il rispetto, mi raccomando, con tutto il rispetto, la mia stima nei confronti di Jean-François Laver, ma dobbiamo dire e ringraziare De Caro che è arrivato a questa conclusione. Bene. La mattinata splendida invita veramente a passeggiare, lasciando i letti e le case e gli abitanti della casa dello Zelote. Siamo a casa di Simone, che era anche ricco. Aveva lasciato, vi ricordo, Simone Zelota, aveva lasciato in custodia i suoi beni che aveva ricevuto e che poi aveva dato ai poveri, semplicemente. Questo non lo dice il Vangelo, ma dice molto bene la figura di Simone lo Zelote. Presto si aggiungono anche quelli che sono ospitati da Lazzaro, ossia Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Andrea e Giacomo di Zebedeo. Qui di nuovo Maria Valtorta descrive: il sole entra festoso per tutte le finestre, le porte spalancate, le stanze, eccetera, eccetera. Un elemento che si vede, comincia un servo che dice, si rivolge a Marziam: per ora così, dice il servo, poi quando avrai offerto a Dio le tue chiome di bambino, è il momento in cui fa la cresima, diciamo così, e te li raccrocerò per bene, viene il caldo e starai meglio senza i capelli sul collo, e ti si rinforzeranno, sono aridi e friabili, trascurati. Lo vedi, Maria? Hanno bisogno di cure. Ora li ungo per tenerli al posto. Senti, bambino, che buon odore. È l'olio che usa Marta. Mandorla e palma di midollo del più fino, con essenza rara. Fa molto bene. Tra l'altro, qui abbiamo... Qui bisognerebbe andare a bussare a qualcuno che si interessa di profumi, eccetera, perché questo è evidentemente un profumo dell'epoca. Noi possiamo dirlo, oserei dire, a scatola chiusa. Certamente era questa mandorla, palma, midollo di palma e qualche essenza rara, deve essere un modo per ungere i capelli. Apro e chiudo una presa. Non mi ricordo qual è il salmo, ma sempre fatto un po' di... Ho avuto un problema quando si diceva: oh, come bello che i fratelli vivono insieme, e come l'olio profumato che scende sulla barba, la barba di Aronne. Scusate, nel senso che occidentalmente, da romano, una roba del genere ti viene freddo, ecco, perché pensi la puzza, pensi eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, sembra banale. Le nostre abitudini da romani ce li portiamo dietro. Poi anche qui, anche da noi qui, la gente, i monaci hanno la barba, ma per un altro motivo. Lì invece era proprio una roba leccata, noi diremmo, talmente, ecco. E qui serviva ai capelli, ma anche alle barbe. Bene, la mia padrona ha detto di tenere questo vasetto per il bambino. Ecco, sembri il figlio del re. E il servo, che forse è il barbiere della casa di Lazzaro, dà un buffetto sulla guancia di Marziam, saluta Maria e se ne va soddisfatto. È un semplice avvenimento, banale. Perché Maria Valtorta perde tempo in questi dettagli? Perché è così che si mostra la vera umanità di Cristo. Cristo non è venuto in un posto così sublime, dove la gente vive a mezz'aria, è concreto, nei fatti, e quindi mostra anche questi fatti. Non dobbiamo dimenticarcelo. Gesù non viaggia mezzo metro da terra, in tutti i sensi, compreso questo. E qui poi c'è l'altro aspetto, c'è il vestito. Vieni che ti vesto, dice Maria, è la Vergine Santa, al bambino, che per ora ha unicamente una tunichella a maniche corte. Credo sia la camicia, o quanto a quei tempi
ne faceva funzione. Non c'erano i bottoni, eh. Sono molto più recenti i bottoni. Sono, mi sembra, del Rinascimento, ancora dopo, li hanno imitati dopo. All'epoca c'erano solo le tunicelle, non c'era altro. E per la finezza del lino comprendo che faceva parte del corredo di Lazzaro, bambino. Maria leva l'asciugatoio in cui era quasi fasciato Marziam e lo riveste della sottoveste di lino increspata alla radice del collo e ai polsi e della sopraveste rossa di lana, dall'ampia scollatura e dalle antiche e dalle ampie maniche. Il lino splendente esce candidissimo dalla scollatura e dalle maniche della stoffa rossa e opaca. Quindi è un vestito bianco con delle increspature in fondo e alle maniche e con dei pezzi di rosso. Questo è il vestito di Marziam. Il bambino, finisce Maria Valtotta, non sembra più il povero esserino di pochi giorni or sono. Ora vai a giocare senza sporcarti mentre io ti preparo. Uè, sembra veramente la mamma, eh? No, corre e non sudare, mi raccomando. Così quante volte, dice Maria accarezzandolo, e il bambino esce saltellando contento a cercare i suoi grandi amici. Il primo a vederlo è Tommaso, e Tommaso usa la sua sensibilità. Ma come sei bello, di nozze, mi fai scomparire. Vabbè, Tommaso è un orafo e quindi sa queste cose. Qualcuno direbbe sì, intanto però incentivi la vanità, è vero, però non bisogna neanche esagerare. Dice sempre allegro Tommaso, grassoccio. Quindi abbiamo un personaggio che sta in misura piuttosto grande. Grassoccio e quindi tranquillo. E lo prende per mano dicendo, vieni che andiamo dalle donne. Ti cercavano per darti l'imbeccata. Io non so cosa voglia dire. Nel senso che so cosa vuol dire imbeccare, ma vuol dire parlare, aiutare a parlare, forse vuol dire quello. Entrano nella cucina, qui apriamo e chiudiamo una parentesi che bisogna sempre tenere presente. Non è una traduzione letterale di quello che accadeva dopo, ma è, e lo vedremo fra un po', ma è l'adattamento a oggi e all'italiano di oggi. Quello che avviene, se quando qualcuno viene a dire no, ma questo qui è il Vangelo esattamente come è accaduto, no, questo è il Vangelo che serve oggi e che Gesù ha adattato nella traduzione italiana, ma adattando le situazioni, e adesso lo vedremo subito dopo. Le donne se lo contendono, poi arriva Gesù. Ma Gesù lo affida ai pastori e va bene. Neanche per idea, in questo il mio Gesù sbaglia. Cosa volete fare, saper fare voi uomini? Litigare, perché sia detto per caso, siete piuttosto litigiosi, come capretti che si amano ma si danno cornate. Mangiare, parlare, avere mille bisogni e pretendere dal maestro tutta l'attenzione su di voi, altrimenti sono bronci. I bambini hanno bisogno delle mamme. Non è vero? Come ti chiami? Questo qui evidentemente forse è Maria D'Alfeo che cerca di capire, di aiutare. Una bella critica al maschilismo di ieri e di oggi, semplicemente. Va bene. Ah già, ma benedetta la mia Maria, potevi metterti un nome più facile. È quasi come il suo, esclava Salome. Sì, ma il suo è più semplice. Non ci sono quelle tre lettere al centro. Marziam, pronunciabile per noi. Tre sono troppe. È entrato l'Iscariota e dice, ha messo il nome esatto nel suo significato secondo l'antica lingua incorrotta. È l'ebraico, perché popolarmente si parlava aramaico, per cui c'erano queste varianti. Insomma, possiamo dire è un po' un dialetto tra il parlare preciso dell'italiano e il dialetto del luogo. Potremmo dire una cosa del genere, che
tutto sommato ci racconta l'adattamento che avviene proprio nell'Evangelo e continua. Va bene, ma è difficile, io ne levo uno, è di Comarzia. È più facile, non cascherà il mondo per questo, vero Simone? Pietro, che sta passando davanti alla finestra, parlando con Giovanni di Endo, si affaccia e dice: che vuoi? Dicevo che io il bambino lo chiamo Marzia, ma è più facile. Hai ragione, donna, se la madre me lo permette, notate Pietro, che è sempre sottomesso alla Madonna, se la madre me lo permette lo chiamo anche io così. Ma come stai bene? Però anch'io, guardate. Infatti è tutto spazzolato San Pietro, sbarbato sulle guance, con capelli e barba regolati, unti, la veste senza sgualcitura, i sandali che sembrano nuovi, tanto sono mondi e lucidati, con non so che. Le donne lo ammirano ed egli ride contento. Lo so, dice, ma che c'entra questo con le aspirazioni, il mondo, la contemplazione, eccetera? Guardate che si passa di qui, Si passa di qui, non altrove. Non immaginate che non si debba contemplare questo genere di cose, perché anche in questo si manifesta Dio. Io ho sempre presente Sant'Ignazio che alla fine dice contemplare Dio in tutte le cose, anche in queste semplici forme di bellezza. Il bambino ha finito il suo pasto ed esce per andare dal suo grande amico che gli chiama sempre padre, che sarebbe San Pietro. Ecco Gesù che viene dalla casa di Lazzaro, insieme lo stesso, e al bambino, quindi c'è Lazzaro, Gesù, e al bambino che gli corre incontro, dice: la pace fra noi, Marziam, diamoci il bacio di pace. Avete notato la differenza? Non la pace sia con te, ma la pace fra noi, Marziam, cioè fra tutti, diamoci il bacio di pace, che dona. Non è semplicemente il bacio di pace, non è semplicemente uno scambio, meno che mai erotico, ma è uno scambio di affetto, partecipazione alla stessa gioia, allo stesso momento affettivo, alla stessa vita. Lazzaro, salutato dal bambino, lo accarezza e gli dà un dolcetto. Tecnica vecchia, come vedete, niente di nuovo sul professore. Tutti si uniscono intorno a Gesù, anche Maria, rivestita di una veste, notate la Madonna, anche Maria, rivestita di una veste di lino, color turchese, su cui è drappeggiato il mantello più scuro, viene verso il suo figlio, sorridendo. Allora la Madonna, rivestita di un color turchese, quindi azzurro se non mi sbaglio, azzurro molto chiaro, con un mantello quasi blu notte, una cosa del genere, così è la Vergine. A me ricorda, è a Međugorje che appare così anche, o da qualche altra parte, qualcuno di voi se lo ricorda. Non è nuova questa, comunque, per me, questa immagine. Santa di Gesù.